ghiaccio. Però noi vogliamo ricordare probabilmente un alpinista speciale, quello che è stato definito da molti il re della montagna. Era Walter Bonatti. Lui si approcciava a queste vette in una maniera tutta particolare. Bonatti, contemplando la bellezza di queste cime e anche tentando di scalarne i picchi, cercava di capire se stesso, anche di conoscersi e di formarsi non soltanto come alpinista, ma prima di tutto anche come uomo. Era animato da un grande amore per l'avventura, per la scoperta. Pensate, lui raccontava di averla imparata da bambino attraverso le pagine di Melville e di Salgari. Diceva: se l'uomo perde il senso dell'avventura, del conoscere, del misurarsi, è finito tutto.